La popolazione che abita in un certo territorio è l'insieme delle persone che abitano in un certo territorio viene definita popolazione assoluta. Per esempio, adesso nel 2007, poniamo a grandi linee, in Italia vivono 57 milioni di persone. Invece la popolazione relativa, generalmente chiamata la densità demografica, cioè il numero di persone che abita in media in un chilometro quadrato di territorio. Per esempio in Italia abbiamo una densità di 192, almeno una volta, quindi più o meno circa 200 abitanti per chilometro quadrato. Vi sono in altre regioni del mondo, pensiamo per esempio alle zone desertiche, 1-2 abitanti per chilometro quadrato, mentre ci sono in altre regioni del mondo, pensiamo per esempio a Hong Kong, Singapore, Tokyo, ci sono 1000 persone che vivono in un chilometro quadrato. Questa quindi è la densità demografica. Come vedete la densità può essere rappresentata in una cartina, per esempio del Brasile, vediamo che le zone presso le coste sono molto più densamente abitate, hanno una densità superiore a 100 abitanti per chilometro quadrato, mentre man mano avvicinandosi all'interno oppure alla regione amazzonica la densità diminuisce fino ad essere inferiore ad un abitante per chilometro quadrato. Il saldo naturale di una popolazione. Come si calcola il saldo naturale della popolazione? Differenza algebrica fra natalità e mortalità in un determinato territorio in un anno. Si calcola facendo la differenza fra l'indice di natalità o tasso di natalità e indice di mortalità o tasso di mortalità, cioè il numero di nati e morti calcolati ogni 100, oppure ogni 1000, più frequentemente avviene questo anche, ogni 1000 abitanti in un anno. Ecco, abbiamo per esempio un tasso di mortalità di 5 per 1000 ogni anno. E un tasso di mortalità che è identico, quindi 5 su 1000 ogni anno, avremo quindi un saldo zero, un tasso zero. Quando l'indice di natalità è superiore a quello di mortalità e il saldo naturale è positivo, ci sia un incremento demografico, la popolazione aumenta. Quando invece l'indice di mortalità è superiore a quello di natalità, il saldo naturale negativo sia un decremento demografico. In Italia, per esempio, se non ci fossero gli immigrati, noi avremmo un decremento demografico, perché l'indice di mortalità è superiore a quello di natalità. Parliamo adesso della piramide della popolazione. Dividiamo la popolazione in fasce di età, per esempio da 0 a 10 anni, da 10 anni a 14? Il saldo corrisponde alla differenza fra tasso di natalità e tasso di mortalità. Il saldo è positivo, pertanto c'è un incremento demografico se il tasso della natalità è superiore rispetto a quello della mortalità. In un determinato anno, per esempio, sono nati 6 bambini su 1000 abitanti dell'Italia. E il tasso di mortalità è inferiore, poniamo sono morte 4 persone su 1000. In quel caso abbiamo un saldo positivo e quindi un incremento demografico. Data una nazione, suddividiamo la popolazione in fasce di età. Quindi, per esempio, coloro che hanno da 0 a 10 anni, da 10 anni a 20 anni, da 20 a 30, da 30 a 40 e via discorrendo. Facciamo un grafico poi che visualizzi la consistenza di queste fasce di età, noteremo che nelle popolazioni meno sviluppate, in via di sviluppo, questo grafico avrà la forma di una piramide, cioè molta popolazione nelle fasce di età più basse, da 0 a 10 anni, da 10 a 20 anni, da 20 a 30, in modo graduale, a formare esattamente una piramide, che si assottiglia poi verso il vertice, perché purtroppo in quelle zone, in quelle regioni c'è un'attesa, una speranza di vita minore, inferiore e sono pochissime quindi le persone che raggiungono i 70 anni, gli 80 anni, i 90 anni. Invece
In una nazione come l'Italia, maggiormente sviluppata, industrializzata, il grafico assume una forma completamente diversa, viene anche definita a campana. Se è a campana invece che a piramide, vuol dire che la popolazione è meglio distribuita tra le varie fasce di età e ci sono anche moltissime persone che hanno più di 60, 70 anni, 80 anni, 90 anni, la speranza di vita si allunga. Viene chiamata quindi forma a campana, mentre quella proprio a piramide viene anche chiamata forma ad ombrello. Il saldo migratorio. Cos'è il saldo migratorio? Il saldo migratorio riguarda, anche qui, una somma algebrica fra coloro che emigrano da un certo territorio ad una certa nazione e coloro che invece entrano in una nazione e quindi sono immigrati. La differenza tra immigrati e immigrati costituisce il saldo migratorio. Se gli immigrati sono in numero maggiore rispetto agli immigrati, il saldo sarà negativo. Quindi in un paese ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.